Era il 7 marzo del 2017 quando ci ritrovammo tutti nell'aula magna dell'Istituto di Istruzione Superiore di Faicchio per un importante incontro, il convegno dal titolo Una strada, una storia, un impegno. C'erano il sindaco Nino Lombardi, delegati dell'Associazione Libera e lui, Antonio Iermano, figlio di Aldo Iermano, amico autista del giovane assessore regionale della Democrazia Cristiana Raffaele Del Cogliano. L'agguato mortale all'Alfetta ci fu il 27 aprile del 1982, lo stesso giorno in cui l'anno prima fu sequestrato Ciro Cirillo. Ma fu solo un caso, i brigatisti provarono ad uccidere il beneventano Raffaele Del Cogliano almeno una decina di volte in 2 mesi di appostamenti e quella volta ci riuscirono lasciando un vuoto ed una ferita ancora vivi. Il racconto di Antonio colpì le coscienze di studenti e docenti e fu spontaneo l'invito al primo cittadino a riconoscere anche al sacrificio di Aldo Iermano, perché una strada dedicata a Del Cogliano già esisteva e fu pensata dal già sindaco Mario Borrelli. Ebbene, a distanza di pochissimo tempo, la promessa è stata mantenuta ed è stata intitolata la strada in cui è sito proprio l'istituto scolastico a Raffaele Del Cogliano e Aldo Una Iermano. strada dedicata a Del Cogliano da oggi anche a Iermano. Viene allargata questa intitolazione, perché? Sì, nasce dall'incontro con l'Istituto Tecnico per il Turismo, l'Associazione Libera. Questa intitolazione della strada del Cogliano, già che mi ha preceduto il compianto Borrelli, l'aveva intitolata oggi dalla sensibilità proprio del mondo della scuola, dell'associazione, dell'amministrazione comunale. Io dico la scuola perché gestisce un patrimonio stupendo. Ogni genitore, ogni famiglia affida forse la cosa più preziosa alla scuola, l'intelligenza e il cervello che sono poi il domani della società. L'intitolazione anche per tracciare una storia politica, quando i rappresentanti dell'istituzione venivano dopo le idee, dopo un programma, si affiancavano gli uomini e le persone, come è stato Del Cogliano, con il delicato compito nell'82 di gestire proprio l'assessorato al lavoro. Il lavoro ha sempre toccato le masse, quindi sensibile. E poi ecco la buona idea dei partiti per costruire una società sana e anche la crudezza come contraltare di alcune idee, pensando proprio di rivoluzionare il mondo del lavoro. In maniera cruenta colpivano il simbolo, il cuore proprio dello Stato. Ha pagato per questo Del Cogliano perché era uno dei riformisti del lavoro e della formazione, come è stato purtroppo pagando con la vita anche qualcun altro. Lunga è la lista non solo della politica, ma dei magistrati, della stampa, non ultimo Biagi come il Libro Bianco. La mattinata che ha visto insieme per la memoria di due grandi uomini, scuola, comune e libera, è iniziata nella sala consiliare del municipio, con un momento preparato dalla scuola, una poesia recitata da Sonia Carlo e la canzone Non mi avete fatto niente, cantata da Salvatore Stanzione, sull'arrangiamento del professor De Fortuna. Stelle cadenti o nascenti? In un giorno come tanti, una vita, una storia. Sotto un cielo luminoso, mille occhi, mille mani, sogni, stelle da cullare, un abbraccio da sognare, il respiro di un affetto, l'emozione sotto un tetto, la carezza di uno sguardo. In un giorno come tanti, una vita, una storia, uno schianto, tante vite, un dolore. Un torpore, stupore. Cosa resta? Una triste carezza sulle memorie dei cuori. Coraggio, forza, speranza. Pulsa la vendetta, inganna la giustizia. Si risveglia l'intelletto nel ruggito delle anime in trincea. Abbiamo programmato questo incontro con l'Associazione Libera che si interessa appunto di far recuperare la memoria ai nostri giovani e nell'ambito di quell'incontro, parlando proprio delle vittime, della delinquenza, e venne fuori l'esigenza di allargare questa toponomastica
e quindi affiancare al nome di Raffaele Del Cogliano anche quello di Aldo Iermano. Tutto questo alla presenza anche del figlio di Aldo Iermano, il cui racconto toccò veramente il cuore dei nostri giovani ragazzi, e quindi furono proprio loro a chiedere al sindaco di fare questo gesto che con sensibilità, come sempre accade con Nino, fu preso in considerazione. Grazie anche all'autorizzazione di Sua Eccellenza il prefetto, oggi stiamo proprio a celebrare questo evento. Lo sanno che ore sono adesso, il sole sulla rambla oggi non è lo stesso, in Francia c'è un concerto, la gente si diverte, qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte, a Londra piove sempre ma oggi non fa male, il cielo non fa sconti neanche a un funerale, a Nizza il mare è rosso di fuochi e di vergogna, di gente sull'asfalto e sangue nella fogna, e questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra, galassie di persone disperse nello spazio, ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio, di madri senza figli, di figli senza padri, di volti illuminati come muri senza quadri, minuti di silenzio spezzati da una voce. Non mi avete fatto niente, non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente, non avete avuto niente, perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. C'è chi si fa la croce, chi prega sui tappeti, le chiese, le moschee, gli imam e tutti i preti, ingressi separati nella stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa, braccia senza mani, facce senza nomi, scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani. Perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista. Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente, non avete avuto niente, perché tutto va oltre le vostre. Cieli e le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino. Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente, non avete avuto niente, perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. Le promesse si mantengono e quindi noi dobbiamo dire con assoluta franchezza e bellezza che l'amministrazione comunale, il sindaco, ha mantenuto l'impegno che non era nei confronti di Libera, è un impegno tutto sommato sollecitato dai ragazzi, ma soprattutto un dovere per completare una storia che in qualche modo era incompleta, perché Raffaele Del Cogliano e Aldo Iermano furono uccisi insieme. Dicono gli atti processuali che Iermano, Del Cogliano, chiedo scusa, fu rinvenuto tra le braccia di Iermano. Ecco, io credo che nell'intitolare la strada di entrambi si rende giustizia alla memoria, ma soprattutto alla storia di Del Cogliano e Iermano.
ma soprattutto si afferma un principio fondamentale, che la forza dei segni vince sempre sui segni della forza. Sicuramente, dopo 37 anni, dopo l'incontro avuto qua in questa scuola l'anno scorso, e con l'impegno dei ragazzi e lanciato dai ragazzi e testimone preso dal sindaco che con la giunta ha fatto questa delibera per l'idolazione della strada, visto che queste due persone erano morte insieme. È stata una bella cosa, quindi ancora emozionante. Una delle due persone, lo facciamo capire ai telespettatori, era tuo padre, quindi ecco perché dicevo sicuramente ci sarà tanta emozione, anche perché dopo anni si continua a fare giustizia, insomma. Sicuramente più che giustizia vorremmo un poco di verità, perché come ho detto spesso non si può avere giustizia senza verità. Quindi anche questo è un segno tangibile dell'impegno della collettività a ricordare queste due persone. Una iniziativa che ricorda anche quanto continua questo lavoro da parte dei colleghi, quindi quanto si rischia e quindi si continua in nome del tricolore, della missione professionale. Certo, il loro impegno è stato continuo, loro anche sapendo dei pericoli in cui andava incontro, ha continuato. Papà lo accompagnava su questa strada di pericoli, anche perché loro due sapevano sicuramente che cosa, forse non avevano piena coscienza di quello che si stava tramando alle loro spalle, tra la politica, tra la camorra, tra le BR, però hanno continuato fino all'ultimo giorno a portare avanti, anche per riscoprire questi di loro, per far sì che questi giovani restassero nei propri territori. Sono seguiti vari interventi che hanno contestualizzato e rimarcato l'importanza del momento e dell'iniziativa. Sì, secondo me è una bella lezione di storia e di civiltà. Bisogna far riscoprire ai ragazzi che ci sono esempi, persone, uomini che si sono sacrificati, comunque sono caduti, per rendere migliore la nostra vita. La vita di tutti i giorni, la vita dei nostri paesi, delle nostre città, delle nostre comunità. Restituendo civiltà, possibilità di vivere meglio. E sicuramente è un segnale forte quello che oggi fa Faicchio, a intitolare, ricordare, fare memoria di queste due persone cadute, del Cogliano e Iermano, che sono caduti per noi e per tutti. Per ricordare che comunque è sempre in agguato il rischio, il pericolo, che persone di questo tipo, giornalmente combattono. Quello che è importante è valorizzare la storia, perché ci fa capire che determinati valori che noi viviamo e su cui spesso non prestiamo attenzione, il valore della libertà in tutte le sue forme e manifestazioni, anche quello di esercitare un'attività economica, di muoverci liberamente, di sentirsi cittadini italiani, esercitare il diritto a voto, esprimere l'opinione, sono tutte libertà e diritti fondamentali che sono stati conquistati con il sacrificio delle persone e continuano a essere difesi dall'impegno e dal sacrificio delle persone. La memoria di servitori dello Stato che hanno perso la vita sono sempre dei momenti importantissimi, ed è giusto che i ragazzi, e soprattutto i ragazzi delle scuole, imparino e ricordino i momenti della storia importante, no? Della storia italiana. Quindi è giusto che alla fine siamo qua con tutte le istituzioni più importanti della provincia per inaugurare questa nuova via, insomma. Una dimostrazione anche della vostra presenza sul territorio e quindi anche di vicinanza ai cittadini. Sì, è chiaro che tutte le amministrazioni dello Stato devono essere sempre lavorare per la società, per l'istituzione civile e per le persone per bene che operano, nel territorio con onestà. E quindi la nostra, come tutte le altre amministrazioni, è sempre vicino alla società civile, alla società per bene. Sì.
Sono particolarmente lieta di rappresentare la prefettura che si è adoperata per questa modifica della toponomastica proprio in favore non solo di Del Cogliano ma di Aldo Iermano. E naturalmente voglio sottolineare la scelta etica che ha fatto questo comune ancora una volta di intitolare una strada a questi due personaggi, a queste due vittime, che è espressione appunto di questa volontà di spingere la coscienza civile nella lotta contro la criminalità organizzata. Spazio poi alla scopertura della targa, alla benedizione della strada, una strada del ricordo per due uomini vittime di un disegno criminale, una giornata impressa nel cuore e nella mente di tutti. La sensibilità dell'istituzione poi sono quelle che noi percepiamo più vicine, le forze dell'ordine, il procuratore della Repubblica Policastro, il prefetto, le autorità. Sono queste praticamente una somma di individualità che rappresentano l'istituzione, che manifestano che cosa? La sensibilità verso uomini e persone che hanno rappresentato lo Stato. Questa è la mattinata, ma vogliamo far emergere una cosa, una scuola che non è più il mondo chiuso, che si apre al territorio. Un'istituzione come il Comune, ogni sindaco difende quella che è il patrimonio del proprio comune. Per un sindaco il proprio comune è sempre straordinario e meraviglioso. La rappresentanza dell'Associazione Libera, tutti insieme, bene, abbiamo organizzato questa bellissima giornata per ricordare ancora una volta Del Cogliano, per ricordare il suo collaboratore Iermano, e poi anche questo momento per visitare questo bellissimo istituto per il turismo, che è un gioiello della nostra comunità, e pensiamo sempre tutti quanti insieme di farlo crescere, perché gestiscono il patrimonio più caro e prezioso delle nostre comunità.